Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video stranezze dal mondo, in cui proverò stranezze dal mondo. Sì, farò sempre così perché mi piace troppo. Comunque, oggi proverò insieme a voi una cosa che in realtà ho già provato, ovvero questa tinta peel off. Io ho provato la versione tarocca, questa è la versione ufficiale, questo è proprio il prodotto originale peel off della Berrissom. Questo l'ho preso sul sito yesstyle.com ed è una di quelle tinte che si applica e poi dopo un po' si asciuga e si tira lo strato superficiale e poi tinge le labbra. Vi faccio vedere lo swatch di questo, l'ho già swatchato nel video unboxing tutte le cose strane del beauty coreano che mi sono arrivate dal sito yesstyle, vi lascio il link qui o qui, non mi ricordo mai dov'è. Dovete farmi un tutorial su dove devo indicare per la scheda. E da qui sembra quasi un rosso sangue, in realtà è più borgogna, insomma. Lo vado subito a provare sulle labbra perché di questo prodotto sono molto curiosa, essendo il prodotto originale. Allora, non mi piace tantissimo l'applicatore perché non ti aiuta per niente. Cioè, sono stata costretta a mettere tanto prodotto perché continuava a sbordare, cioè, non lo so. Spero che il risultato non sia così impreciso. Comunque, adesso aspetto 10 minuti o comunque finché non si asciuga. Ho riscontrato lo stesso problema che ho avuto con l'altra, cioè che non potete parlare perché sennò si appiccica. Adesso andrò a toglierla. Devo dire che ha tinto le labbra tantissimo. Ok, ci sono riuscita, questa cosa fa abbastanza schifo. Ho riscontrato un problema che non avevo riscontrato con l'altra che avevo provato. Comunque, se non avete visto il link ve lo lascio qui, nella parte interna è rimasto il prodotto. Però a differenza di quella che avevo provato, ha tinto molto di più le labbra, io sento tantissimo questo effetto e mi ha sporcato meno i denti. Non so se vi ricordate, ma l'altra tinta mi ha sporcato tantissimo i denti. E se passo una salvietta, se ne va solamente il prodotto che è rimasto quindi in superficie come questo, ma non se ne va la tinta. Vedete? Le labbra restano tinte. Ho tolto solamente le parti in eccesso. Devo dire che questo risultato mi piace tantissimo, quindi vi consiglio più questo tipo di tinta che quella tarocca. Il prezzo più o meno è uguale perché quella costava forse 5 dollari e questa ne costa 6-7, quindi vi consiglio di provare questa se siete tanto curiosi. E comunque, se volete vedere gli altri video stranezze dal mondo in cui provo cose strane, cose asiatiche, particolari, soprattutto di beauty e makeup, vi lascio appunto il link sotto. E sono molto soddisfatta, fatemi sapere se voi avete provato questo prodotto, perché se ne è sentito tantissimo parlare, però non mi piace che qui dentro è più scuro e qui più chiaro, dovrebbe essere al contrario, cioè al contrario sarebbe più carino. Mi piace, non credo che mi metterò rossetto ormai più oggi. Vi mando tanti antibaci e al prossimo video. Ciao!